Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Oggi diamo un'occhiata a tutte le versioni delle aree di sosta di Last Day on Earth in una guida semplice, veloce ed efficiente. Mettiamoci subito in sella e partiamo, perché ovviamente questo evento è riservato solo a chi ha assemblato già il chopper. E se hai già visto la playlist sui primi passi, ovviamente questo non dovrebbe essere un problema o comunque sei già a buon punto. La prima versione ci fa perdere subito fede nell'umanità post-apocalittica. Non appena arriviamo, un altro sopravvissuto ci verrà incontro chiedendoci aiuto, ma in realtà questa si rivelerà essere un'imboscata. Per questo evento ti basterà correre intorno alla mappa, utilizzare una Glock e, dipendentemente dalla tua esperienza, potresti scegliere tra una corazza T2, cioè berretto, giacca, jeans e stivali, oppure la stessa ma rinforzata o addirittura una corazza tattica. Ragion per cui, siccome questi eventi sono tutti molto simili, io ti consiglio di portare un'arma da taglio, un'arma da fuoco, una di queste corazze che abbiamo appena menzionato e delle cure, più delle bottigliette vuote. Dopo esserti liberato di questi nemici, infatti, potremo lootare i chopper, che solitamente ci rimborsa un po' del viaggio. Nella seconda versione tutto sembra essere uguale, ma in realtà, quando andiamo vicino ai falò, questo gruppo di bikers starà affrontando un'orda. Le tue opzioni sono diverse: potresti aiutarla, ucciderli e poi rubarti la roba dai chopper, oppure approfittare del caos per rubare la roba dai chopper e poi uccidere tutti. Insomma, il succo è quello: dovrai sia affrontare una piccola orda, sia uccidere questi razziatori. E stai attento perché questo enorme gruppo di zombie vaganti, una volta che l'hai ucciso, rientrerà sempre, per cui ti consiglio di portarlo in giro a spasso per la mappa, no? Poi di correre alle casse, di prendere tutto e scappare via. Terza versione, ci troviamo in mezzo ad uno stallo alla messicana. Ma il succo è sempre questo. Diciamo che l'approccio è molto simile alla fattoria, in cui dobbiamo essere pronti ed equipaggiati nel caso in cui dovessimo incontrare dei razziatori. Qui vale lo stesso: arma di fuoco alla mano, uccidiamo tutti e poi si lutta. Questo evento in particolare, poi, secondo me, è il più veloce tra tutti. Nell'ultima variante si va propriamente a caccia. Qui ci fermiamo ad un accampamento sempre di sopravvissuti, e in questo caso sono gli altri che perdono la fede in noi, perché per accedere alle casse dovremo semplicemente uccidere questi poveri campeggiatori. Come vedete, in giro ci sono molti cervi, quindi ricorda che potresti portarti una piccola lancia di legno o craftarne una sul posto. La pelle animale che dropperemo si aggiunge al loot delle casse, che è più o meno simile per tutte le versioni. E tra le cose più importanti potresti beccare una di quelle casse delle armi che ottieni anche dal mercante, armi da fuoco completamente moddate, ottime armi da taglio, bauxite, che sarà importante in particolare quando avremo assemblato la barca, qualche ticket per il bunker e pezzi di corazza di alta rarità. Per cui lascia un commento, fammi sapere che cosa ne pensi di questo loot, fammi sapere se questo evento secondo te ne vale la pena, e se ti va iscriviti e attiva le notifiche, così non ti perderai neanche un video a tema Last Day on Earth e non. Qui Gonzo Jazz Gaming, buona caccia!